L'avvocato Rebici, sì. Grazie Presidente, l'avvocato Rebici. Buongiorno, dottor Bo. Buongiorno, grazie. Avevo alcune funzioni su i suoi, diciamo, l'evoluzione di carriera in relazione a solo a quegli anni. Se non ho capito male, lei a febbraio 89 passa alla sezione catturandi della squadra mobile. Sì. E non ho capito fino a quando rimane in quella sezione? Non lo ricordo. Poi passo alla sezione antirapine, ma non mi ricordo precisamente più o meno pochi mesi, un anno. No. Più di un anno. Quindi diciamo almeno a marzo 90 lei era ancora, o febbraio, marzo, diciamo, un anno e febbraio 90 lei era ancora alla sezione catturandi. Penso di sì. Una prima domanda, lei si è mai occupato delle vicende, delle indagini sull'omicidio di Antonino Agostino? No, a parte essere andato sul luogo dell'omicidio la sera stessa, poi no. Ci andò sul luogo dell'omicidio? Sì. E andò, si ricorda chi era in quel momento il dirigente della mobile? Il dottor Barbera. Fu lui a dirigere le indagini, se ne ha ricordo? Ritengo di sì. È una deduzione, non... Sicuramente sì. Lei, dopo essere stato lì quella sera, lei ci andò da solo, in servizio, in compagnia? Il fatto fu talmente eclatante che ci andavamo un po' in tanti, insomma, dell'ufficio. Cioè molti della mobile eravate lì? Sì, perché poi quella notte poi facevamo delle perquisizioni, mi ricordo. E lei ricorda insieme a chi andò? No. O se andò da solo? No, da solo sicuramente no, sono andato con qualcuno del mio ufficio. Senta, lei si è mai occupato delle indagini sull'omicidio di Emanuele Piazza? No. Lei aveva conosciuto qualcuno delle due vittime? In realtà, quanto ad Agostino, già erano due le vittime, un duplice omicidio, perché fu uccisa anche la moglie Giovanna Ida Castelluccio. Conobbe Antonino Agostino o Emanuele Piazza? No. Ebbe per ragioni del suo ufficio notizia del fatto che sicuramente Emanuele Piazza si occupava di cattura di latitanti? No. Ebbe notizia diciamo conclusioni positive, nel senso finalizzate, finite in un processo in relazione all'omicidio Agostino? Oppure, per quel che è a sua conoscenza, come dire, l'omicidio Agostino era rimasto senza colpevoli individuati? Per quanto mi ricordo io, non è bene. Senta, lei sa dire alla Corte, lei intanto, quando è la prima volta che ebbe notizia, non di conoscenza personale diretta, notizia dell'esistenza di un delinquente a nome Vincenzo Scarantino? Quindi 26 settembre, se non ricordo male, 1992. E prima non aveva mai avuto notizia dell'esistenza di questa persona? No. Lei poi se ne è occupato in relazione alle indagini sulla strage di via D'Amelio e poi sulla sua collaborazione in relazione alle risultanze del suo ufficio, cioè prima squadra mobile e poi gruppo Falcone Borsellino, può riferire alla Corte se ha contezza di quando per la prima volta la squadra mobile di Palermo si sia occupata, anche per altri fatti delittuosi indipendenti dalla strage di via D'Amelio, di Vincenzo Scarantino? Se se n'era occupata mai prima, ad esempio, del 19 luglio 1992?
Credo di ricordarmi di sì, ma non mi ricordo di preciso quando e in quale circostanza. Riesce a ricordare, diciamo, se sa ad esempio chi se n'era occupato, il dottor La Barbera o qualche subordinato? No, il dottor La Barbera ritengo proprio di no, personalmente. E non riesce a ricordare chi? No. Perché ha questo vago ricordo? Cioè, non perché è vago, perché è vago si capisce, è chiaro. Perché le viene in mente che già ve ne eravate occupati? Ma penso che, sarà uscito fuori dai riscontri che abbiamo fatto poi successivamente, quindi ho un ricordo documentale, non diretto. Ho capito. Senta, lei ha conoscenza di fatti che possano spiegare il motivo per cui il 9 agosto del 1990 alla squadra mobile di Palermo, in un verbale di riconoscimento fotografico fatto fare al padre del poliziotto Antonino Agostino, nell'album fotografico venne messa la foto di Vincenzo Scarantino? Non ho assolutamente idea. Non ha idea? Senta, fin dal primo momento delle indagini su Via D'Amelio, lei si è mai occupato della borsa che aveva con sé il dottor Paolo Borsellino al momento della sua morte? No. No. Ha mai saputo che qualcuno se ne occupò? No. No. Ebbe mai notizia che sull'auto che era stata guidata proprio dal dottor Borsellino fino a pochi secondi prima della sua morte c'era la sua borsa professionale? All'epoca dei fatti, diceva. Sì, certo. No, no. No, no, no. Ciò che poi ha preso in seguito non mi interessa, naturalmente. Certo. No. No. Quindi lei non ha conoscenza di attività del suo ufficio volta alla repertazione e alla valutazione dei reperti ritrovati lì? No, avvocato, perché come ho detto fin dal pubblico ministero, io in quella fase non mi sono occupato proprio dell'indagine. In quella fase, diciamo nei primi sei mesi, dal 19 luglio 92, anzi nei primi cinque mesi, le capitava di frequentare l'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera? Più volte al giorno. Le è mai capitato di vedere nell'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera la borsa del dottor Paolo Borsellino? Avvocato, io sono stato anche sentito, mi pare, su questa circostanza. No, dico, sono stato sentito su questa circostanza e io mi ricordo di averla vista, ma non so quando. Lei la borsa ha ricordo di averla vista? Quando mi hanno fatto vedere la fotografia della borsa, io ricordo di averla vista. Ma diamo per scontato che l'ha vista dopo la morte del dottor Borsellino, certo, giusto? Certo. E di averla vista in mano a qualcuno? No, era appoggiata sul divano dell'ufficio del dottor La Barbera. Ah, quindi ha un ricordo di averla vista in quel divano? Certo. Benissimo. L'ho già dichiarato questo? Sì, però noi nel dibattimento, come è sa, chiaro, ma certo, dobbiamo riferire alla corte le cose. Quindi lei l'ha vista nella stanza del dottor La Barbera. E lei ha mai avuto a che fare, a relazionarsi nei primi sei mesi delle indagini con il dottor Fausto Cardella? Sì, diciamo entro la fine del 92. No. Quindi non ha mai avuto notizia di un verbale fatto dal dottor Cardella sul contenuto di quella borsa? No. Non sa, ha saputo da qualcuno come era arrivata su quel divano la borsa? No. Nel suo ricordo visivo la borsa era lì poggiata come fosse una qualunque borsa professionale? Esatto. Capisco la sua perplessità. No, non è perplessità, è no, cioè, come minimo fastidio, diciamo. Sì, allora, le dico, le cito un altro episodio che non c'entra niente con col processo, ma per far capire come certe volte, non so come definirla, incuria, disattenzione, sta a voi poi decidere qual è. Quando io fui assegnato alla sezione catturanti, quindi parliamo del febbraio-marzo 89, solo dopo qualche giorno che io avevo preso possesso del mio ufficio,
mi accorsi che avevo alle spalle della mia poltrona una borsa. E, incuriosito, naturalmente, perché dovevo sistemare anche i miei oggetti, guardai, era la borsa del dottor Montana, che era rimasta lì, quindi fate il conto voi, dopo quanti anni dalla sua morte. Purtroppo accadono queste, cioè, accadono queste cose che nella congelia, nella confusione, nella... E però... Ognuno pensa che l'altro faccia... Che è sempre l'altro che deve fare qualcosa, no? È sempre l'altro che deve fare qualcosa e poi le cose rimangono lì. Ora, prendendo esempio comparativo, ragionevole, questo che lei ha citato, mi pare di capire che questa borsa era dietro la poltrona... No, del... no, dietro, era sulla poltrona. Quando l'ho vista io, quando, sulla, e quando lei non, si acc... non ammucciata, non nascosta, era visibile a chiunque. Era lì, io. E quando lei si accorse di cosa si trattava, immagino rimase abbastanza sorpreso, diciamo così, colpito, mettiamola in questi termini, la trasmise alla procura, all'ufficio corpi di reato, da qualche parte, cosa fece? La diede ai familiari di Montana, non lo so, cosa fece? Ah, la borsa di... Sì. Chiamai il fratello del collega a Catania e venne dopo qualche giorno a prendere. Quindi fu una restituzione informale al diciamo, all'avente diritto? Certo. E invece, tornando alla borsa del dottor Borsellino, lei non sa... Che fine fece? No, no. A un certo punto però evidentemente non la vide più in quel... Sicuramente no, sì. Ma parecchio tempo dopo i fatti, eh? Non la vide più? No, no, che io, il mio ricordo risale a molto dopo... Molto dopo in termini... Il 19 luglio, molto dopo. Cioè molti mesi, molti anni, cose... No, molti mesi, diciamo. Molti no. mesi. E a ricordo se... Cioè vuol dire... No, io ho capito. No, volevo specificare. Prego. È come quelle cose che uno dà per scontato che ci sono, quindi non ci fa caso. Un giorno ci ha fatto caso. E poi ha detto, ma sa borsa, sai, era qualcuno dice, ma quello è il dottor Borsino, e che allora che ci sta a fare qua, insomma, ecco. Quindi lei lo ha prese in quel momento che era la borsa del dottor Borsino, sì. Quando se ne accorse? Non ci ho fatto caso, ecco. Glielo disse qualcuno lì dell'ufficio? Ritengo di sì. E... siccome lei aveva detto quando mi hanno sentito, immagino quando mi hanno sentito intende la procura di Caltanissetta, certo. Sulla borsa del dottor Paolo Borsellino, mi fecero vedere la fotografia e io riconobbi la borsa, sì. Ho capito bene, sì. Lei subito seppe, al momento in cui si rese conto di quella borsa, subito seppe che era la borsa del dottor Borsellino all'ufficio del dottor La Barbera. Penso proprio di sì. Lei, un ispettore al tempo in servizio a Palermo che si chiama Maggi, lo conosce? Mi ha fatto anche da autista. E in che periodo le fece da autista? Quando ero alla sezione antirapina. L'autista, non credo. Vabbè, quello che era un suo collaboratore. Sì. Le posso chiedere di ripetere il periodo in cui lei ha prestato servizio alla sezione antirapine? Non si arrabbi, che... Io non mi arrabbio, io... non ricordo. Mi arrabbio con la mia testa. Guardi, io ho sicuro il ricordo che dopo poco, relativamente poco tempo che avevo preso la dirigenza della sezione, facemmo un maxi sequestro di hashish che io colloco nei primi mesi dell'estate del 90 o 91 90 o 91, ma questo è un dato che è facilmente desumibile. Una tonnellata e 8 di hashish, perfino sui giornali si trova la notizia, esatto. E non era da molto tempo che ero lì. Io credo che la Catturandi ci sono rimasto all'incirca un paio d'anni. Un anno e 8 mesi, parente di 2 anni penso. E poi andò all'antirapina. All'antirapina. Ed è lì
che ebbe come fra gli altri come collaboratore Maggi. Maggi, che all'epoca era assistente, non era. E fino a quando rimase all'Antirapine? Io? Lei? Fino a quando sono stato trasferito a Pisa. Fino alla fine del 92. Quindi quando lei inizia diciamo, l'attività aggregato alla sezione omicidi diretta dal dottor Salvatore La Barbera per via D'Amelio, era ancora alla sezione antirapine formalmente? Penso proprio di sì. E quindi desumo che il 19 luglio 1992 l'ispettore Maggi era ancora un suo collaboratore? Credo di sì. E l'ispettore Maggi le ha mai detto qualche cosa della borsa del dottor Borsellino? Lei il 19 luglio 92 andò in via D'Amelio? Un po' dopo, sì. Un po' dopo, diciamo, l'attentato? Sì. Ma dico, entro quella sera lei arrivò in via D'Amelio? Assolutamente sì. E riesce con uno sforzo a... No, cioè, pochi sforzi di quel giorno. No, non cosa vide, nel senso, immagino il disastro, l'orario più o meno in cui arrivò. La prima volta sono arrivato... credo non più tardi di un'ora, quindi intorno alle 18, e fui pesantemente allontanato dall'allora questore Buonanima, perché non ero abbigliato in maniera acconciata, che venivo dal mare. E il questore era? Dottor Milioni. Che era il questore di Palermo in quel momento? Sì, sì. Non era il dottor Plantone? Scusi, hai ragione, scusi. Confondevo col questore di quando era arrivato a Palermo, il dottor Plantone Nicola. Quindi il soggetto che le fece questa reprimenda fu il dottor Plantone? Esattamente, sì. Chiamiamola reprimenda. E allora me ne andai a casa, mi cambiai e andai in ufficio. Andai in ufficio e poi l'orario preciso non mi ricordo. L'orario preciso non lo ricordo. Tornai in via D'Amelio. Bene. Ma c'era ben poco da fare. No, mi sta bene intanto quello che ha detto finora. Nella prima sua nel primo suo arrivo in abbigliamento da mare a via D'Amelio, lei fu avvistato dall'allora questore immediatamente appena fatto ingresso in via D'Amelio o rimase qualche minuto? Pochissimo. Vide qualche persona? Cioè riconobbe, intendo? Non c'erano le condizioni psicologiche per appuntare l'attenzione su questo. Però, per esempio, il questore lei lo riconobbe? Soprattutto lui riconobbe me. Sì, ma anche lei lo riconobbe, evidentemente, certo, come soggetto che, certo, come certo, dire, aveva un titolo per certo parlarle in modo, immagino, certo, agitato. E non riconobbe nessun altro oltre no, a questo? No, avvocato, no. E quindi è inutile che le chieda se vide l'ispettore Maggi? No, non ricordo proprio. No. O se le chieda se c'erano magistrati? Guardi, forse il questore era con un magistrato, però non mi ricordo chi fosse. E il dottor Ayala lo vide? Non è in grado di rispondere. Senta, a proposito dei suoi la domanda mi è venuta a proposito dei suoi, diciamo, dell'evoluzione della sua carriera, ma mi serve in realtà per altra ragione la domanda che ora le faccio. Per ogni soggetto attivo in polizia con qualunque grado in servizio, si trova al Ministero il foglio matricolare che scandisce tutti gli spostamenti, le evoluzioni di carriera al millimetro e al secondo? Ma ritengo proprio sì. E quindi per conoscere esattamente, proprio con l'esattezza pure del giorno, gli spostamenti e l'evoluzione della carriera del dottor Arnaldo La Barbera, basta acquisire il foglio matricolare al Ministero? Per quel che è di sua conoscenza, per ragioni, diciamo, professionali. Penso così, ritengo di sì.
quando lei va a Pisa e poi Volterra, e siamo a dicembre 92, le ricorda chi fosse in quel momento ancora il dirigente della squadra mobile, o meglio, chi fosse il dirigente della squadra mobile? Dottor Barbera. Era ancora lui. Quando lei torna, lo trova, lei torna, se non ricordo male, a giugno 93. Sì. Lo trova ancora dirigente della mobile? No. E lo trova con che funzioni? Funzioni, come dicevo ieri, di coordinatore delle indagini sulle stragi. Sì, ma il suo ruolo formale non era dirigente della mobile? No. In quale ufficio faceva formalmente servizio? Al centro interprovinciale Criminal Poll. Quindi Criminal Poll, centro interprovinciale di Palermo? Sì. Ed è in quell'ambito che viene costituito questo gruppo di lavoro, prima informalmente e poi diventa il gruppo Falcone Borsellino, giusto? Sì e no. Cioè? Sì e no, cioè come allocazione sì, ma come strutturalmente eravamo, diciamo, autonomi. E... perché c'era un dirigente del centro interprovinciale che svolgeva la sua attività, insomma. E non era il dottore La Barbera il dirigente? No, no, no. E chi era il dirigente del centro interprovinciale? Se non vado errato, era all'epoca, era, dovrebbe essere stato il dottor Giuffre, penso. Se mal non ricordo, doveva essere lui. E il dottor Santi Giuffre? Sì. E il dottor La Barbera quindi era subordinato rispetto al dottor Giuffre? No, 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 no. Il dottor Giuffre era anche di qualifica inferiore all'epoca. Quindi... eravamo allocati negli uffici del centro interprovinciale Criminal Poll, gli avevamo fregato qualche stanza perché avevamo bisogno, ma facevamo la nostra attività per la procura di Caltanissetta. Giusto, ma lei mi ha detto, o forse ho capito male io, che il dottor La Barbera formalmente faceva servizio al centro interprovinciale di Palermo? Non credo che da un punto di vista amministrativo... Quindi era una collocazione fisica? Sì, sì. No, io invece volevo sapere qual era la collocazione formale. Formale fino... secondo me... c'è stato un periodo, diciamo così, un po', come dire, anomalo, fra virgolette, fino alla costituzione formale col decreto del luglio, è stata una situazione di fatto, dove il dottor La Barbera dirigeva e coordinava le indagini impiegando quel personale che aveva attratto dalla scuola mobile, i quali formalmente erano ancora appartenenti alla scuola mobile, ma svolgevano quell'attività. E questo è chiaro, ma il dottor La Barbera che aveva lasciato la dirigenza della squadra mobile... Non lo so questo, dottor. Non sa no, che fine aveva fatto, non mi sono mai formalmente. Visto. Esatto, non mi sono mai... non lo so. Ci sarà comunque un provvedimento formale, perché avendo acquisito un grado superiore, da qualche parte deve essere messo, insomma... Però non so perché più. Lei collega l'abbandono della squadra mobile con l'evoluzione di carriera, cioè la promozione. So, faccio un'ipotesi, magari sarà stato incardinato, che ne so, allo SCO e aggregato per quel periodo, o alla Criminal Poll di Roma e aggregato per una collocazione doveva averci, insomma. Non era un battitore libero, ecco. Ho capito. Senta, lei stamattina ha riferito di quella nota di trasmissione, se ho capito bene, della videocassetta, ecco, non sapevo che tipo di supporto fosse, probabilmente all'epoca erano VHS, della videocassetta alla procura di... Sì. Di averla vista recentissimamente con la notazione del deposito, della ricezione, da parte dell'ufficio ricevente. Sì. In questo archivio del gruppo Falcone Borsellino, che oggi fisicamente si trova dove? Alla squadra mobile di Palermo. Dentro gli uffici della squadra mobile di Palermo. Il materiale complessivo, non mi interessa questo documento, complessivo di questo archivio del gruppo Falcone Borsellino è considerevole o erano... non troppe, ma no, non troppe considerate. Lei ieri ha riferito di un colloquio investigativo da lei fatto a Pianosa nei confronti di Vincenzo Scarantino nell'occasione, diciamo, abbastanza così all'improvviso che si venne a creare, e lei ha detto di avere fatto una relazione di servizio, io giusto? L'ha trovata in questo archivio? No. No.
l'ha cercata? Certo. Quindi questo documento non l'ha visto neanche di recente nell'archivio Falcone Borsellino. Ci sono altri documenti dei quali lei ha fatto ricerca senza averne invece trovato copia in quell'archivio? Ma non saprei, no. Ad esempio di questo le ha detto ho fatto ricerca. A me è venuto in mente di fare la domanda. Ho cercato per venire qua a, come dire, a dare un mazzo del mio contributo, a vedere quelle che erano state le cose che avevo fatto, no? Quindi, ad esempio, seguendo un ordine cronologico, non credo che, no, quella carta lì io sinceramente lei l'ha cercata, assoluto non è il dubbio che l'abbia fatta, insomma, che devo dire. Cioè, ah, che cambierebbe, però questo, cioè, mi contravviene un po' alle mie abitudini, perché io sono sempre stato abituato a documentare la mia attività. Però lei l'ha cercata con certezza? Certo. E con certezza non l'ha trovata? No. A questo punto lei dice, ma solo per via deduttiva, mi viene il dubbio perfino di averla fatta. Giusto? Lei fece solo quel colloquio investigativo con Scarantino? No. Anche se non ne ho memoria, ne ho fatto uno a Termini Imerese, ma non so proprio... Ha trovato in archivio? Nemmeno. Per quel che il suo ricordo dell'epoca, a me non interessa solo la sua personale posizione, ma anche quella dei suoi colleghi. Quando facevate colloqui investigativi, e nel procedimento su via D'Amelio ne furono fatti parecchi, era vostra abitudine dell'ufficio, intendo, fare relazioni di servizio? No, voglio un pensiero. Se lei ha il ricordo che ci fosse stata, che ne so, una qualche conversazione in ufficio, bene, signori, facciamo colloqui investigativi, comunque facciamo una piccola nota, una piccola relazione. No, ma io non ho nemmeno memoria di aver visto relazioni fatte da altri. Queste neanche all'epoca? No. Io personalmente no. C'era una cosa che avevo dimenticato di chiederle a proposito della borsa del dottor Borsellino. Intanto una domanda sotto il profilo personale. Lei, oltre allo studio degli atti che naturalmente fa per il suo ufficio, ha abitudine di consultare i quotidiani? Quando ne ho voglia, sì, ma non spesso. Quindi non ha abitudine? Ultimamente no. Ebbe contezza dopo la strage di via D'Amelio della denuncia pubblica della scomparsa dell'agenda rossa che sarebbe stata contenuta nella borsa del dottor Borsellino? Sì, all'epoca, non intendo anni recenti, intendo nel luglio 92. Non mi pare di ricordarmi questa cosa. Si ricorda se se ne parlò in ufficio? No. Lei personalmente si è mai trovato a interloquire o a avere contatti per qualunque ragione, diciamo, di quelle indagini all'epoca con il prefetto Rossi? No. Sa se qualcuno dei suoi superiori o dei suoi colleghi aveva contatti con il prefetto Rossi in relazione alle indagini? Sicuramente dottor La Barbera. Sicuramente, perché lei sa che comunque aveva rapporti lui col dottor Rossi a prescindere da queste indagini? Ma certo. Sa se il dottor Ricciardi avesse rapporti col dottor Rossi, col prefetto Rossi? Questo non lo so. Andiamo quell'episodio che lei ha raccontato dell'esecuzione delle misure cautelari, dovrebbero essere state eseguite, anzi sono certo, il 18 luglio del 1994, in anticipo rispetto alle previsioni, perché c'era stata una fuga di notizie. Perché dice in anticipo? Così si lesse sui giornali. Allora, questa è notizia giornalistica? No. Quindi non ci fu anticipo, comunque furono eseguite il 18 luglio 1994 e lei ha detto che c'era stata una fuga di notizie. Sì, la sera prima io mi ricordo il TG5 e ho detto la notizia.
Lei partecipò a una conferenza, partecipò non nel senso che parlò, nel senso che era presente fisicamente a una conferenza stampa tenuta dalla procura di Caltanissetta in relazione all'esecuzione di questa misura cautelare? Penso di sì. Ha ricordo di chi ci fosse al tavolo a parlare con i giornalisti? No. Io le dico... Magistrati? Sì, certo. O se c'erano alti funzionari di polizia o insieme ai magistrati? Se ha ricordo delle presenze, ad esempio, si ricorda che era presente il dottor Tinebra? Stavo dicendo questo, sì. Si ricorda che era presente la dottoressa Ilda Boccassini? Sì. Si ricorda che era presente il dottor Francesco Paolo Giordano? Penso sì. Si ricorda che non erano presenti altri magistrati? Però possiamo chiederlo ovviamente nei limiti delle sue. Sì, certo, io ci provo, poi perché, è comprensibile che possa non ricordarsi. No, sì, vabbè. Ha un ricordo della presenza in quella conferenza stampa della dottoressa Palma? Ah, penso di no. Del dottor Pedralia? Avvocato, no. E avendo ricordo della conferenza stampa, comunque, si ricorda se, come dire, fu particolarmente intensa di elogi nei confronti dell'attendibilità di Vincenzo Scarantino da parte dei magistrati? Non saprei dirlo. Lei però già aveva fatto quelle riflessioni al momento in cui li trovate a casa le persone destinatarie della misura cautelare? Giusto? No, forse a caldo no, forse quella ancora a caldo no. Andiamo all'episodio di San Bartolomeo a Mare del luglio 95, successivo alla al sequestro, al provvedimento comunque di acquisizione di quella intervista televisiva resa da Vincenzo Scarantino. Lei ha spiegato che ha tentato di rimanere un minuto a poter chiedere delucidazioni all'ora moglie del signor Scarantino, ho capito bene? Sì. Però lei ha detto perché sapevamo che, come dire, c'erano state innumerevoli, mi pare di capire, frizioni in casa fra marito e moglie, ho capito bene? Sì. Quella è stata, in altre occasioni, lei o qualcuno dei suoi colleghi aveva tentato di interloquire separatamente rispetto a Scarantino con la moglie di Scarantino per cercare di avere delucidazioni su quanto avvenuto? Ma ritengo che precedentemente era stato sufficiente parlare con lui, insomma, calmarlo, cercare di... E perché quel giorno invece lei sente l'esigenza... Perché quella volta l'ho fatto io, l'altra volta non l'avevo fatto e quella volta mi parve opportuno chiedere alla signora se era successo qualcosa di particolare. Ho capito. Senta, una precisazione, lei ha spiegato quello che ha fatto, però a me interessa un dato obiettivo. In quell'occasione lei era armato? Sì. Un'altra precisazione su un dato obiettivo che lei ha riferito. Lei ha detto ammanettammo Scarantino, giusto? Quindi sì. Gli avete messo le manette? Sì. Disponeva lei delle manette? No. E chi ne disponeva? Non mi ricordo chi ci... ripeto. Non... Qualcuno dei turnisti, diciamo, che erano lì presenti? Sì. E, l'ammanettamento è un fatto
obiettivo è caratterizzato da una certa brutalità, cioè un soggetto viene messo in condizione di privazione di libertà. Certo. Quando gli vennero tolte le manette? Davanti al dottor Pedralia. Quindi il dottor Pedralia seppe che poi lo avevate ammanettato? Certo. E fu... Lei ha spiegato che... Era comunque un detenuto, cioè era comunque in regime di detenzione. Era comunque in regime di detenzione. E nei precedenti spostamenti era stato tradotto ammanettato? Non lo so perché non c'ero. E aveva mai saputo di ammanettamenti? No. No. E però una cosa le voglio chiedere. Intanto se le è mai capitato di vedere delle traduzioni di detenuti, di soggetti agli arresti domiciliari ammanettati? È una cosa che vede per prassi? Ma io non... Dico, non era un detenuto in carcere? Sì, sì, ho capito. Ma comunque aveva tentato di aggredirmi, cioè aveva comunque... Ecco, e io qui volevo arrivare. Lei ha detto, aveva tentato di aggredirmi. Era in situazione, diciamo, di pericolosità. E soprattutto aveva commesso un reato, cioè violenza a pubblico ufficiale. Giusto? Certo. Fu fatta un'informativa. E l'ho detto, lo riferivo realmente al dottor Pedralia. Fu fatta un'informativa orale? Sì, sì. Lei ha mai saputo dell'apertura di un procedimento che per competenza territoriale sarebbe stato a Imperia, immagino sia San Bartolomeo a Mare, come circondario per resistenza o violenza ufficiale? No. Lei non ha mai testimoniato da nessuna parte? No. Quando portaste ammanettato Scarantino davanti agli occhi del dottor Pedralia, il dottor Pedralia come reagì? Cioè, si sorprese oppure no, è normale? Beh, già gli avevo anticipato telefonicamente. Ah, lei telefonicamente, certo. Mentre andavate, ci aveva detto. Quindi, mentre eravate in viaggio? No, non credo, io ero in macchina con Scarantino, quindi sicuramente non ho parlato alla presenza di Scarantino. Prima di partire, insomma, lo do per scontato questo. Nel senso, non è un ricordo... Lo do per scontato. Non mi pareva opportuno portare davanti al magistrato, cioè senza avvertirlo prima di quello che è accaduto. E perché riteneva che non era opportuno portarlo ammanettato davanti al magistrato? Perché? Lei ha detto, mi è parso opportuno... Avvertire tutto il Pedralia di quello che era accaduto. Di quello che era accaduto oppure che lo portavate ammanettato? Ma che lo portavate ammanettato era una decisione mia, secondo me. La decisione mia era dovuta al fatto che Scarantino non mi dava come dire, garanzie che non facesse qualche gesto inconsulto durante il tragitto, visto quello che aveva fatto poco prima. Cioè, il tragitto ci voleva più di un'ora di viaggio, quindi... Ma c'era stato un ordine di accompagnamento coattivo per Scarantino? No, il dottore Pedralia mi aveva già dato disposizione di prelevarlo e portarlo davanti a lui. E quando lo portaste davanti al dottor Pedralia ci fu qualcuno che disse bene ora togliamo le manette oppure vi fu detto dal dottore Pedralia, fu una decisione non mi ricordo. Non ha... Si lamentò il signor Scarantino del fatto di essere stato tradotto in manette? Lei ha ricordo? Sa perché glielo dico? Perché nessuno dei soggetti che dovrebbero avere visto le manette nel suo racconto, cioè il dottor Pedralia, il signor Scarantino, la moglie, immagino sia stato ammanettato davanti alla moglie, no. Era in casa? No. Sì, penso di sì. E l'ispettore Di Ganci, nessuno ha parlato di manette? Io mi ricordo le manette, ma me lo ricordo precisamente. Io sono qui per dire la verità, non per dire... E io sono qui per fare le domande. Sono qui per dire la verità. Cioè non c'era altro modo per ridurlo, come dire, a... come si dice? Ho capito, la sua persona è chiarissima. Però ora le chiedo, nell'archivio che lei ha consultato avantieri, c'è la relazione di servizio su questa aggressione? No, perché riferivi tutto oralmente all'autor Pedralia. Ma io avevo capito prima che lei avesse fatto una relazione, allora avevo capito male, le chiedo scusa. Di questa cosa qua? Sì. No, non credo.
non penso. Ma quindi nella sua prospettiva lei era talmente, come dire, ho detto, lo dobbiamo dire, vai. Questo era chiaro, ma dico, nella sua prospettiva rispetto all'accadimento avvenuto, e cioè il tentativo di aggressione di un funzionario di polizia e di altri sottufficiali, di altri, si chiamano sottufficiali, immagino, gli ispettori, non so, vabbè, l'ho detto in termini militari probabilmente, e, da parte di un detenuto degli arresti domiciliari, è un fatto direi clamoroso. Certo. E su questo fatto clamoroso, il suo obbligo di denuncia, lei all'epoca, nella sua prospettiva di quel momento, lo esitò con una relazione orale a un magistrato non competente. Assolutamente. Su quell'episodio. Certo. L'ha cercata avantieri nell'archivio questa relazione? Ah, no, scusi, mi ero perso. Non l'ha fatta, certo. Ok, ok, chiedo scusa. Lei oggi ha spiegato le perplessità che a un certo punto ha avuto sulla attendibilità delle dichiarazioni di Scarantino e ha fatto riferimento alla circostanza di fatto che, nonostante una fuga di notizie, i destinatari di una misura cautelare erano stati trovati, diciamo, privi di preoccupazione, sostanzialmente. E poi ha fatto riferimento alla porzione delle dichiarazioni di Scarantino relative alla riunione alla villa di Calascibetta, giusto? Voglio aggiungere una cosa che mi sono dimenticato di dire prima nell'esame. Credo di aver esternato già all'epoca dei riscontri sulle dichiarazioni, quando io, questo l'ho fatto, sopralluogo a Villa Marino, cioè Villa a Fondo Marino la feci io. Esatto. E mi credo proprio di ricordarmi che dico, ma certo non è proprio un luogo congeniale per fare una riunione di così alto spessore. Per la conformazione proprio... Mi sembrava inappropriata la possibilità che... Io questa cosa sono sicuro di averla esternata. Nell'informativa? Ricordo... No, no. A voce? A voce. Non mi ricordo a chi, ma insomma... Mi faccio pensare... Ma io l'ho esternata. Proprio perché andai a prendere cognizione dei luoghi e dissi, ma... Fra le tante, dico, se ad esempio casualmente per sfortuna ci fosse stato un blitz nostro delle forze di polizia, da lì Rina sarebbe stata arrestata prima, perché le vie di fuga non erano idonee, insomma, ecco, quindi già questa io questo, ecco, me ne faccio carico, perché il sopralluogo mi ricordo averlo fatto io. Ricorda a chi riferì? No, questo non mi ricordo se lo dissi in ufficio, se lo dissi anche a qualche magistrato, questo non mi ricordo. Ricorda? Però se sicuro, perché questo accertamento lei lo fece quando ancora c'era il dottor Arnaldo La Barbera a guidare, certo, il gruppo? Certo. Perché prima delle misure cautelari? Certo. E dopo o prima delle misure cautelari, questo accertamento? No, poi prima riscontro, prima di fare l'ordinanza. Le misure cautelari vengono eseguite, abbiamo detto, il 18 luglio 94. Le prime dichiarazioni di Scarantino sono del 24 luglio. Però scusi, Prego. Però sa che c'è, che io ora non sono sicuro se l'ho fatto prima o dopo l'ordinanza. Quindi è possibile che sia stato successivamente. Sa perché dico questo? Perché proprio probabilmente, proprio per la natura dei luoghi, fare un sopralluogo prima sarebbe stato un po' rischioso. Non escluderei che l'abbia fatto successivamente.
Quindi, ricapitolando, a questo punto sono almeno tre le cause di perplessità. Il ritrovamento degli arrestanti, nonostante la fuga di notizie, il racconto della riunione di Villa Calascibetta e la stessa Villa Calascibetta. No, per quanto mi riguarda, sì, le sue. Sono due, sulla riunione no. Non la riunione, no, quella della riunione non è... Avevo compreso male. No. Invece le condizioni oggettive del fondo in cui era collocata questa villa. Sì. E quindi l'assenza di vie di fuga, eccetera. Anche se poi abbiamo visto, insomma, l'esperienza insegna che hanno fatto riunioni anche in posti più, cioè, per lavoro di Dio, anche più perigliosi, diciamo. Ora, con quella di ieri e di oggi, lei quante volte è stato esaminato a dibattimento da una corte? Lo domanda agli avvocati qua presenti, non me lo ricordo. Più volte? Oh, sì. No, più di una volta anche nel corso di qualche dibattimento. Benissimo. Ha mai riferito a qualcuna di quelle corti delle sue perplessità? No. Su Scarantino? No. E c'è una ragione per cui oggi l'ha fatto e nelle altre occasioni no? Lei era stato citato nelle altre occasioni come testimone del pubblico ministero? Sì. Indicato dal pubblico ministero. E questa era una... come dire, sempre perplessità, quindi quasi valutazioni, seppure poggiate su dati di fatto, erano elementi non propriamente, come dire, che corroboravano l'accusa. Per quale motivo ritenne di non dirli? Ma perché questo, poi ne abbiamo parlato, avrò avuto modo di parlare anche con i magistrati, insomma. Con quale magistrato? No. Anche con tutti. Con tutti quelli che facevano parte delle... E all'esito di queste conversazioni fu presa qualche decisione? Ad esempio, dottore Bo, metta per iscritto no. Queste sue... No. E il caso che li riferisca a dibattimento la richiameremo? I magistrati hanno ritenuto, poi hanno trovato altri elementi per cui queste, insomma, hanno ritenuto che queste non fossero delle mie... le mie considerazioni di non eccessivo pregio. E quali erano questi magistrati? Non sappiamo, dottor Crisapalma, dottor Di Matteo, dottor Petraria. A tutti e tre questi lei le ha riferite queste perplessità? Ma io avevo con loro un rapporto che, insomma, sì. Andava al di là del rapporto professionale. Perché era quasi quotidiano. Sì. E quindi a tutti e tre... Ora, se me lo chiede con certezza, le dico che non mi ricordo. Ad almeno uno dei tre è sicuro che l'ha detto? Sì, penso di... No, io voglio capire se è una sua deduzione oppure lei ha ricordo. Io capisco che voi dovete cercare la verità, ma dovete capire anche che sono passati quasi un quarto di secolo. Naturalmente. Cioè, sinceramente, uno con tutta la buona... Io qui sono con tutta la buona volontà, ma purtroppo... I ricordi sono molto sfumati, quindi non ha il ricordo certo di averne parlato? Ma no, cioè, io non lo escludo, perché insomma, voglio dire, non è che parlavamo solamente di calcio, però... E allora facciamo in questi termini. Cioè, lei è certo... Con tutti Matteo, insomma, avevamo scontri... Facciamo in questi termini, allora. Lei... Calcistici. Lei è certo che ha avuto delle perplessità, di qualunque gradazione esse siano state, ok? C'è stato qualcuno dei magistrati della Procura di Caltanissetta che ha manifestato lui o lei a lei perplessità? No, non ricordo questo. Su Scarantino? Non ricordo questo. Non ne ha ricordo? Non ricordo. Senta, a proposito di quel clamoroso riscontro alle dichiarazioni di... Andriotta, sì, in relazione a quel negozio Anna Abbigliamento. Sì. Uh,
chi fu a fare la verifica, se me la ricordo naturalmente, di questo riscontro che era documentale e preventivo rispetto alle dichiarazioni di Andrea? Vuoi sapere la persona fisica? Non mi ricordo. Che curai un po' io tutto questa... La curò lei? Sì, buona parte la curai io. Un accertamento, quello che ho anticipato prima, riguardante la individuazione della ragione sociale, fu fatta da, credo, dal sovrintendente Notar Giacomo. Ma a me interessa di più l'accertamento sul riscontro documentale delle pregresse investigazioni. Non ricordo con precisione chi... Erano atti comunque. Erano atti del vostro ufficio? Sono in atti, sì. No, al momento in cui voi svolgete attività di riscontro alle dichiarazioni di Andriotta, quegli atti erano già al vostro ufficio? Certo. Ed erano al vostro ufficio già prima che Andriotta rendesse quelle dichiarazioni? Avevamo sicuramente agli atti solo i brogliacci, perché le bobine di identificazione erano già depositate qua. Sì. Quindi abbiamo dovuto chiedere anche la riapertura per fare il riascolto, perché dai brogliacci non è che si capisse poi più di tanto. Che cosa si capiva dai brogliacci? Donna con donna non rilevante, donna con donna non rilevante, eccetera, eccetera. Quindi se uno le avesse esaminate prima, non le avrebbe detto niente. Bene. E voi, per trovare il riscontro, come avete fatto? Avete dovuto riascoltare tutti i nastri? Andavo a vedere questi non rilevanti, a riascoltare questi non rilevanti, e quindi diciamo, avendo un criterio di ricerca. Il criterio di ricerca era quelli non rilevanti? Quelle donna con donna che all'epoca non interessavano sono state riascoltate. Quindi fu un'attività particolarmente complicata e duratura? Come tante le facciamo, sì. Ricorda chi fu delegato al riascolto? Ma erano i ragazzi che erano adibiti alla sala ascolto, non mi ricordo chi fossero.